che è molto impegnata. Mi permetto di dire che per noi è un amico, che insieme a noi ha fatto molte battaglie, le sta facendo, e che in queste ultime settimane credo ognuno di noi ha potuto leggere anche ciò che la mafia nei suoi confronti ha dichiarato, tra virgolette, mi permetto di dire, le condanne che la mafia avrebbe sancito. Allora, prendendo un suo insegnamento, questo non è il momento della solidarietà, nel senso di dire siamo solidali con chi in prima linea si batte. Oggi è il momento dell'azione comune, delle cose che devono essere fatte insieme per combattere l'illegalità, per combattere le mafie. Allora, questo è il messaggio che noi gli vogliamo dare, ringraziandolo per essere qui con noi e perché questa iniziativa di oggi, lo diceva all'inizio nel suo intervento anche il dottor Greco, lo ringraziamo, non vuole essere semplicemente un raccontare ciò che non va nel nostro paese, ma vuole essere quello di dire cosa è possibile fare insieme per cambiare questo paese e per combattere l'ingiustizia e l'illegalità. E noi siamo molto contenti e per questo gli vogliamo anche dire che siamo assieme a lui, e assieme a lui vogliamo continuare questa battaglia, di avere qui con noi Don Luigi Ciotti. Io che ringrazio voi, ma vorrei subito partire dalla prima parte, dei costi della criminalità. E parlando dei costi della criminalità, lasciatemi parlare anche dei costi umani. Tra 1992 a oggi è una guerra di mafia, perché sono oltre 3.500 i morti accertati di omicidi mafiosi. Uno può dire: ma si ammazzano tra di loro. Questo non è possibile dirlo, perché è una società che si impoverisce, che è spettatrice di tutto questo. La più grande minaccia che io sento non è rivolta a me, a chi è rivolta, penso al sacrificio e all'impegno di molti magistrati che stanno lavorando, sono sovraesposti. La più grande minaccia che io sento, lo dico con grande sincerità, è non vedere quello che dovrebbe essere visto. So che si sta lavorando e mi sembra importante sempre dire che siamo chiamati a distinguere per non confondere, a far emergere le cose positive, a sostenere quei percorsi che vogliono concretamente incidere. Ma molti tempi sono lunghi, c'è molta burocrazia, ci sono tanti ritardi. È 400 anni che noi parliamo di camorra in Italia, signore. 150 anni che parliamo di Cosa Nostra, oltre un secolo che parliamo di Andrangheta. E allora, a fianco delle positività che ci sono, vi prego, ci sono, e io esprimo sempre, sempre, in ogni luogo, la mia gratitudine a quanti sono fortemente impegnati nella magistratura, nelle forze di polizia, in segmenti delle istituzioni. Ci sono delle positività che noi non possiamo non sottolineare, anche perché bisogna far emergere il bene che c'è. Ma qui c'è da chiedersi come mai noi, nonostante tutto, questa è una guerra che fa migliaia di persone vittime. Secondo, signori, il problema sono i morti vivi. I problemi non sono solo le persone che vengono uccise, ma sono i morti vivi. E sono migliaia le vittime indirette, perché non sono state ammazzate, ma vittime del rapto, di forme di usura. In questa cappa di ricatti impressionanti, di giochi criminali mafiosi, le imprese che in tutto questo gioco di corruzione, di questa forma di violenza, non riescono, le imprese oneste non riescono a entrare in quel gioco, sono poche, perché altri con questi discorsi che sono stati fatti riescono ad avere quei canali. Io non sono un tecnico, vi chiedo scusa, io l'unica laurea che ho è in scienze confuse.
l'ho detto e lo ripeto, però uno ci mette in testa, si documenta, studia, soprattutto, vi prego, io come molti di voi, in quei territori ci vado, ascolto, si è fianco di tanti testimoni, di persone che sono toccate e ferite profondamente. Ho conosciuto, direi, tutti i familiari delle vittime innocenti in questo momento, creando una rete propositiva, aiutandoli a trasformare il loro dolore, a dandosi anche una mossa a non ripiegarsi su se stessi, in impegno, in testimonianza, a mettersi in gioco. Vi devo dire, per noi è stata importante la presenza come costituzione di parte civile nei massimi processi di mafia in Italia in questo momento. E noi martedì saremo in processo, dall'altra parte c'è la famiglia di Matteo Denaro Messina. Noi siamo parte civile in questo, perché è importante metterci la faccia. E questo ci ha permesso di incontrare tanta gente, e da quell'osservatorio che vi permette, perché non ha nessun altro titolo, da quell'osservatorio di parlare anche di morti, di persone che vivono ansia, fatica, impiegate su se stessi. E allora è una riflessione dei costi, i costi sono impressionanti, costi anche di quella guerra di mafia che oggi ha oltre 3.500 morti di omicidi mafiosi. Poi ci sono anche le vittime innocenti che sono state ammazzate, che casualmente erano in quel posto, sono state scambiate per altri. Ma vi prego, non dimentichiamo i morti vivi, non dimentichiamo l'inquinamento dell'economia e delle imprese pulite che non hanno l'accesso, non dimentichiamo tutto questo. Ma tu, Maurizio, lo sai, ne abbiamo anche già parlato. I suicidi. L'Italia quest'anno ha avuto il 12% più di suicidi. Nel mondo ogni 40 secondi c'è una persona che si ammazza. Non vorrei che tutto fosse sempre ridotto a dire le fragilità delle persone. Da noi sono aumentati per la perdita del lavoro. La perdita del lavoro ha creato sofferenza per tutte le persone. Io sono un piccolo testimone, piccolo, sapete, ma 5 funerali nella mia città di Torino l'ho fatta con delle famiglie disperate di fronte a una barra di persone che hanno perso il lavoro, e per loro era tutto, hanno perso la loro dignità. I nostri dormitori sono strapieni di gente diventata anche povera in giacca e cravatta, perché ha perso l'occupazione, poi ha perso il mutuo. I suicidi erano solo i costi di tutto questo, sono i costi di tutto questo che mi sembra importante mettere in evidenza. Ma avrete chiesto di parlare di quello che si sta facendo, io lo dico con un certo pudore perché sono piccole cose, ma oggi sono circa 5 milioni di euro il fatturato all'anno, sono circa 1.000 posti di lavoro, tra quanti con bando pubblico sono entrati a far parte delle cooperative costituite sui beni confiscati ai grandi boss. C'è chi con bando pubblico ci lavora, ma poi si è creata una rete per la lavorazione di quei prodotti. Io lo so che non cambia il mondo, ma oggi, rispetto a ieri, 1.000 persone ci parlano. Ma penso anche agli 8.000 giovani che quest'estate e anche negli anni passati, con numeri inferiori, hanno scelto di andare a trascorrere parte della loro vacanza a scavare la terra, che poi vuol dire sempre scavare la propria coscienza, a fianco di lavoratori delle cooperative. Guardate che è una palestra di democrazia, è una dimensione educativa, è una conoscenza di quei territori, di quelle tradizioni, di quelle culture, è una vicinanza a quanti si impegnano per questo cambiamento. Noi apriremo fra poco sui terreni di Matteo Denaro Messina, e non devo spiegare a voi chi è. E hanno incendiato ancora l'altro giorno vini, piante. Ma non importa. Se c'è un noi, noi apriremo fra poco tutti invitati, a spese vostre.
però perché più che si fa, ma tutti, tutti, con umiltà, con rispetto, ma anche con forza. E questa cooperativa, nei comuni di Pacelico, Castelvetrano, Partanna, è una cooperativa ancora per dare lì sui beni di Matteo Denaro Messina, e porterà un nome questa cooperativa a noi molto caro, di una ragazzina di una famiglia mafiosa, e allora ci sono padre, il fratello, ma lei si ribella, Rita Atria. Saranno le terre di Rita Atria, non più le terre di Matteo Denaro Messina o dei suoi amici. E quindi oggi 10 cooperative sul territorio nazionale, lo so che non cambia il mondo, ma ha permesso di dimostrare che è possibile, da beni esclusivi in mano ai boss della mafia, diventare beni condivisi, restituiti alla collettività. Si è creato un consorzio Libera Terra Mediterraneo, sono cooperative di tipo B, e qui danno una mano anche le persone più svantaggiate, eccetera. Ma signori, da agosto 2013 a luglio 2014, lo Stato ha confiscato 3.513 beni alla criminalità, i dati sono del Viminale, e altri 10.769 sono stati sequestrati. Ma attenzione, attenzione, il percorso in sede di prevenzione e il percorso di sede penale tra beni proposti, sequestrati, che stanno andando verso la confisca, da uno studio serio fatto da alcuni bravi magistrati competenti, stanno per arrivare. Se vengono effettuate quelle norme che sono state proposte, signori, stanno per arrivare 55.000 beni, una valanga di beni, mobili, immobili e aziende, capite, una valanga grazie al loro lavoro. Ma questo bisogna, questo patrimonio noi dobbiamo metterci testa, oggi è tutto fermo, è 8 mesi che non ci sono più assegnazioni. Dopo che il prefetto Caruso è andato in pensione, c'è stato un lungo stallo per sostituire il prefetto, lasciamo stare, altre considerazioni. Ci sono 113 beni che attendono di essere assegnati, ma mancano alcuni componenti del consiglio direttivo per fare questo, tra cui anche quello della giustizia. Se no, non si fa questo passo. Non si fa questo passo. E allora è importante, estremamente importante, quella legge 109 del 96, che ha bisogno, in effetti si sta facendo questo, vi prego di non dimenticarlo, che è stato frutto di una raccolta di firme che Libera, che è un coordinamento di associazioni, ha promosso nel 95, a cui voi avete partecipato in questo noi, che è la meraviglia a noi che vi dice. Diffidate dei navigatori solitari e diffidate soprattutto di quelli che dicono di aver capito tutto. Siamo piccoli e fragili tutti, ma tutti sentiamo l'importanza di questo noi, il cambiamento di ciascuno di noi. Con milioni di firme sottoscritte da milioni di cittadini, la legge 196, che è stata modificata dal recente codice delle leggi antimafia e dalla legge istitutiva dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, lasciatemelo dire, rappresenta ancora oggi un straordinario strumento di affermazione e crescita della legalità. Bisogna solo farlo funzionare. Quelle modifiche devono essere in fretta portate, ma qui c'è il punto che vi sta nel cuore, che riguarda le imprese, i beni immobili, ma riguarda soprattutto l'uso sociale. Perché grazie all'uso sociale dei beni immobili confiscati, che era uno degli elementi aggiuntivi a legge Rognoni-La Torre, che da
quel punto di vista non era sufficientemente funzionata. Libera si è inventato le cooperative, e vorrei essere chiaro nel mondo dell'informazione che non sono di Libera le cooperative, come qualcuno malignamente dice fanno la multinazionale. Libera le promuove, le sostiene, fa cenni della legalità che riescono anche dalle orecchie per sostenerle, per farle partire, ma sono autonome, camminano con le loro gambe, prendono i giovani del territorio, lavorano con quei territori. È la funzione di quel noi creare le condizioni, non di fare come qualcuno pensa, no, fonte eccetera, ma la grande intuizione che l'abbiamo costruita insieme è l'uso sociale di questi beni. E ora centinaia di associazioni, ho detto centinaia di associazioni diverse in Italia, hanno recuperato molti di questi beni, che non sono solo i campi, sono alloggi, vivi, trovate una casa per anziani, trovate una comunità per ragazzi, trovate un asilo nido, trovate che oltre 500 associazioni varie hanno potuto fare questo. L'uso sociale. Ma capite che questo è un elemento che a qualcuno disturba, vendiamo tutto, ma non importa, che siamo i soldi. Noi non siamo contrari, ma prima bisogna fare di tutto per far vedere sul territorio che viene restituito ciò che gli è stato tolto, che quella ferita, anche se non si potrà fino in fondo rimarginare, ma per bene torna alla collettività, all'uso sociale. Poi se non ci sono delle condizioni, con dei criteri molto semplici, seri, possono essere venduti, ma non come ho sentito anche in questi giorni, ma sì, vendiamo tutto, c'è bisogno di denaro, no, no, e noi non lo permetteremo. E lo dobbiamo permettere insieme. Ci sono cose che devono essere vendute, che non possono essere diversamente, ma dove è possibile fare di tutto per restituirlo alla gente, per i loro bambini, per creare lavoro. E questa è la nostra battaglia, che è stata la storia di 1 milione di firme. Qualcuno si è dimenticato, e per 10 anni nessuno ne ha fregato niente di quello che si stava facendo. Adesso tutti parlano dei beni confiscati. Meno male, da una parte, dall'altra parte noi dobbiamo difendere quel principio. Devono ritornare alla collettività, all'uso sociale, poi dove è possibile. Entri in un mercato serio, attento, ecco. Allora dobbiamo valorizzare queste esperienze, sostenerle nei loro sforzi, e questo significa crescere il capitale sociale del nostro paese. Vuol dire favorire la creazione di nuovi posti di lavoro puliti e giusti. Vuol dire affermare la quotidianità che la legalità conviene. Allora capisci, si apre il capitolo più difficile, quello delle imprese. Noi già allora chiedevamo una legge diversa rispetto alle imprese, ma il legislatore ha sempre pensato che i nostri mondi sono così. Brava gente, buona, che fa delle cose. No, i nostri mondi non si sono capaci anche a fare l'impresa. E allora avevano solo permesso, non l'accesso, solo i beni immobili occupati delle volte, se volete, ma l'altra parte no, è roba alta. E allora dice, stai vero o no? Come mai di 1703 beni di aziende confiscate, solo 34 sono sopravvissuti in questi anni? Tutte morte. Ci sono delle ragioni profonde, allora le modifiche devono essere fatte, perché la legge prevede che queste aziende possono essere vendute, affittate oppure affidate a cooperative di lavoratori interni. Attenzione, ma accade in questi anni purtroppo il contrario, voglio dare la svolta, e siamo qui per dircela, per metterci in gioco tutti. Perché a netto delle scatole cinesi create dalla criminalità organizzata, delle aziende fantasma anche, e di quelle tenute in piedi solo per riciclare il denaro, perché loro fanno così, da una parte c'è questo,
Al contrario, le aziende confiscate, che potrebbero restare sul mercato, continuando a produrre ricchezza e lavoro, chiudono e falliscono. Perché? Questo è lo spreco di legalità. Abbiamo sprecato tanta legalità. Ci vogliono delle norme che permettono, perché quelle imprese, come noi ci troviamo a Roma in un albergo, anche nei prossimi giorni, grazie al vostro lavoro, quanti ristoranti sono stati sequestrati, confiscati, bar, pizzerie, alberghi, no? Noi ci troviamo sempre in un albergo confiscato per dare una mano a quei lavoratori che lottano, che stanno lottando, perché diventi una cooperativa per salvare il loro. Abbiamo trovato dei bravissimi amministratori, ma abbiamo trovato anche i furbi, di quelli che guadagnano tempo, così guadagnano loro, fanno i loro giochi e i loro interessi. Lo spreco di legalità, le cause sono semplici sulle imprese. La prima: subito viene revocato il filo bancario, chiudono i rubinetti, subito chiudono i rubinetti le banche e quindi non permettono a quei lavoratori di poter andare avanti. Secondo, i rapporti con i clienti, con i fornitori, i clienti revocano subito le loro commesse e quindi privano del lavoro quell'azienda. L'innalzamento dei costi di gestione, perché prima era tutto in mezzo in nero, sottopagati, nel momento stesso in cui tu prendi quell'azienda e metti le cose a posto, allora bisogna trasformare in fretta tutto questo in bene comune. Due ultimi passaggi. Il primo: i beni confiscati per l'inclusione sociale. Bisogna allargare il campo d'azione ai beni immobili confiscati, soprattutto quelli che rientrano nella categoria degli appartamenti, delle ville, per pensare il loro recupero e valorizzazione, che permette di trasformarli in luoghi di accoglienza, di recupero, di sostegno a famiglie in difficoltà. C'è questo bisogno oggi, c'è questo bisogno per ritrovare, insomma, la via maestra sancita dalla nostra Carta Costituzionale. Parla l'articolo 3, comma secondo, voi lo conoscete, che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. E allora c'è questo bisogno di casa, di punti di riferimento, di accoglienza, di poter dare a famiglie sfrattate delle possibilità. A Perugia ci sono 350 alloggi, tutto fermo. Allora dobbiamo ridare in sostanza libertà, diritti, dignità alle persone. E l'altro aspetto importante che voglio annunciarvi è che con molte organizzazioni abbiamo creato un percorso concreto, avviato una campagna con l'obiettivo di coinvolgere il sistema imprenditoriale e si sono messi in gioco tante, tante realtà italiane per il rilancio della nostra economia, per trasformare ogni azienda sottratta alle mafie in un modello di Made in Internet. Le imprese, l'abbiamo chiamato questa campagna impresa bene comune, si impegnano a contribuire allo sviluppo aziendale in un contesto di giustizia sociale, sostegno all'occupazione, tutela dell'ambiente e rispetto della dignità dei lavoratori. Si sono messi in gioco i giovani imprenditori di Confindustria, si sono messi in gioco i commercialisti, si sono messi in gioco le confederazioni di agricoltura, ci sono messi in gioco bravi imprenditori per dire: siamo disposti a prendere in adozione dei beni, a attinguere le nostre competenze, a farli vivere, a salvare queste imprese. Questo ecco. Termino con cinque passaggi. Primo: difesa del principio del riutilizzo sociale, vendita solo in casi residuali. Secondo: l'Agenzia Nazionale ha bisogno di più personale qualificato, non ha bisogno di tante sedi sparse per l'Italia, ce n'è una che funzioni a Roma, e soprattutto non sia sotto il Ministero degli Interni, ma sotto la Presidenza del Consiglio,
perché lì arrivano le competenze di tanti ministeri. Terzo, la sezione delle misure di prevenzione di tribunali hanno bisogno di più risorse per la gestione di tanti sequestri. C'è una generosità, ma ci vogliono anche i mezzi e gli strumenti. Quarto, piena attuazione dell'albo degli amministratori per contare più su seri professionisti, su professionalità più adeguate, insomma. Quinto, utilizzo della liquidità. Abbiamo bisogno di liquidità del Fondo Unico Giustizia per rifare partire tutte queste cose, no? Per far ripartire, per sostenerle, per poterle recuperare con dei criteri. Sesto, garantire l'accesso al credito per le cooperative di giovani per la via di impresa sociale, agevolazioni fiscali. Settimo, l'utilizzo dei fondi europei della programmazione 2014-2020 per la coesione territoriale. Ottavo, tutela dei lavoratori delle aziende, incentivi per la nascita di cooperative di dipendenti per salvare queste imprese. Nono, estendere la possibilità di destinare le aziende per le finalità sociali e agli enti territoriali. Decimo, assegnazione anticipata di beni e aziende sin dalla fase del sequestro e prima ancora della confisca per non perdere tanto tempo. Questi, se possono realizzarli, sono segni concreti, perché i fatti hanno dimostrato che è possibile. Undicesimo punto, e lo so di dirlo, e so di poterlo dire una persona che lo capisce. Io ho già chiesto a tutti del governo, so che tu lo farai, a tutti l'ho chiesto, che nel semestre italiano gli incontri con i ministri della giustizia, quelli dell'agricoltura, quelli della cultura, i capi di Stato, i capi di governo, il rinfresco, i pranzi si facciano con i prodotti dei beni confiscati